de beaux cafés, il y a de beaux cafés, il y a de beaux cafés, ici mes amis. Ti racconterò dell'artista che io sono, sacrifici quanti, quante notti a ripassare quelle parti. Tu non sai quando chiude quel sipario. Ospite gradito di Un Caffè Da, Giacomo Rizzo, straordinario attore di cinema, teatro e televisione. Caro Giacomo, grazie di essere qui. Niente, grazie a te per avermi invitato in questo posto bellissimo, perché molta gente non sa che Pozzuoli è straordinaria. Non è soltanto un posto per partire, per prendere un traghetto, ma è anche un posto per starci, perché gli abitanti sono quelli che sono, i posti sono bellissimi. Faccio ammenda, non conoscevo questo posto. Infatti, ospiti del ristorante Scapricciatiello, diciamolo. Scapricciatiello. Ecco, ha preparato, quindi così. E poi devo dire che la verità, questo posto mi ricorda la prima volta che ho sentito Scapricciatiello, era al Teatro Augusteo, durante una piedigrotta con Aurelio Fierro, e perché mi ricordo un po' tutta la serata, che venne fuori questo successo di Ferdinando Albano, che era il maestro che scrisse Scapricciatiello, e fu un successo non solo nazionale ma internazionale di Aurelio Fierro, mio carissimo amico. Una straordinaria carriera iniziata alla giovanissima età di 8 anni. Il tuo ricordo di quegli anni? Nel 1947. Pensa tu. Sì. Che ricordi hai? I ricordi che ho è che ero bambino e che mi dissero che in galleria, nella galleria di Napoli, si faceva teatro, si proponevano i nuovi artisti, ma forse io inconsciamente mi sentivo un artista. E da solo mi ricordo che andai in galleria e incontrai un signore che conoscevo vicino a casa mia, il quale mi presentò a tante persone dicendo: questo bambino vuole fare il comico, vuole fare il varietà, perché allora si parlava soltanto di varietà. E il cinema non c'era neanche in mente, per l'amor di Dio, la televisione non c'era ancora, e quindi io volevo fare teatro e cominciai a fare teatro, e lì conobbi un po' tutti i personaggi di allora che frequentavano la galleria, che era una specie di mercato dove c'erano cantanti, musicisti, presentatori, attori, dove si componevano le compagnie o si componevano e si facevano serate, e allora si chiamavano feste di piazza. Un'esperienza meravigliosa. E io cominciai ad entrare, e c'era un mio collega che si chiamava Topolino, ma lui era già noto, aveva 10 anni, e lui era già noto. A dieci anni. Veniva accompagnato dalla mamma, una signora molto simpatica, e io guardavo questo che per me era già un divo, perché erano già 2 anni. Coetaneo, coetaneo. Che faceva il macchiettista. E cominciai a fare il macchiettista come tutti quanti. Un artista completo a 360 gradi, attore, cantante, ballerino, presentatore, regista. Ma in quale ruolo ti sei divertito di più? Proprio come divertimento puro. Mi diverto sempre. Mi diverto a scrivere, mi diverto a dirigere gli attori. Mi piace fare i ruoli femminili, per esempio, ci riesco benissimo, faccio vedere alle attrici. E poi una cosa devo dire, in uno spettacolo che feci tempo fa, che era un spettacolo che ebbe un bel successo, per la verità, ed era da un film di Totò, La Banda degli Onesti, mi divertì a fare una scena d'amore, visto che io di scene di amore non ne ho mai fatte. Mi divertì a far vedere un attore giovane che era Gennaro Silvestro, bravo, mio carissimo amico e dolce compagno. Mi divertì a fare l'amoroso
a fare una dichiarazione d'amore. Hai lavorato con i più grandi registi, sei stato diretto da Pasolini, Monicelli, Nanni Loi, Bertolucci, però a me piace... Billy Wilder! Esatto, l'elenco sarebbe ancora lunghissimo. A me piace però ricordare il ruolo da protagonista... E Paolo Sorrentino, non lo dimentichiamo. Esatto, in un film da protagonista, mi piace ricordare questo, L'amico di famiglia... di Paolo Sorrentino, un film che ti ha regalato addirittura il premio Alberto Sordi come miglior attore dell'anno. Del 2006. Esatto, che esperienza è stata, in un ruolo drammatico. È stato tu eri un usuraio lì. Io stavo lavorando a teatro e stavo facendo Maghi ci nasce, un testo che avevo scritto io, che ebbe un bel successo, e improvvisamente venne un signore che era... il produttore Nicola Giuliani della Indigo Film, dove ha fatto un po' tutti i primi film Sorrentino e continua a farli perché con la Indigo, e venne e mi disse che c'era un regista che mi voleva vedere, mi voleva conoscere, voleva parlarmi di un progetto. E venne lui e Paolo Sorrentino a casa mia e cominciò a parlarmi di questo soggetto. E poi si dilungò, per la verità, e mi raccontò quasi tutta la sceneggiatura. Alla fine io pensavo che dovessi prendere parte a questa storia, a questo film, ma come attore nel ruolo di... Non pensavo mai che si parlasse di me come protagonista. Alla fine lui mi disse, beh, Geremia... Che... L'usuraio. L'usuraio. L'usuraio, Geremia. Cuore d'oro, così lo si chiamava nel personaggio, dovrebbe essere lei, lui mi dava del lei. Signor Geremia, vogliamo parlare di soldi. Ma voi non pensate ad altro, fratello caro. La mia è solo una visita di cortesia. La cosa brutta di questi anni è che si è persa l'abitudine a fare le visite di cortesia, un imbarbarimento dei tempi. Io invece sono all'antica. Rosalba, ti voglio presentare un vecchio amico di famiglia che non conosci. Si chiama Geremia. I miei più sinceri rallegramenti. Piacere. Rosalba ha appena partecipato a Miss Agro Pontino. Papà. E perché non me l'avete detto prima, fratello caro? Fino a Calabrese, la bottega di questa ingiuria, una mia vecchia amica, vi potevo raccomandare la ragazza. Non ce n'è stato bisogno, grazie. Ho vinto lo stesso. Ah, rallegramenti. Lì la concorrenza è selvaggia. E avete già incassato i 500 di premio? Rosalba vuole donarli in beneficenza. A Emergency. Ma l'emergenza è qua, sorella cara, la beneficenza ce la dobbiamo fare tra di noi, sei d'accordo? No. Ah, allora Rosalba, sei contenta che ti sistemi? Molto. E dimmi in questi bei momenti, uno che stato d'animo ha? Sinceramente non do molta importanza ai miei stati d'animo. Fermi tutti, questa è una risposta piuttosto interessante. Sapete, tuo figlio è molto intelligente. Lo credo bene. E dimmi, hai preso in considerazione l'ipotesi che lui sull'altare ti dica no? Francamente mi sembra impossibile. Non confondere mai l'insolito con l'impossibile. Vabbè, io devo andare, eh? Arrivederci, è stato un piacere. Ciao Rosanna. Ci vediamo presto. Mi sono impegnato molto, ma devo dire che la bravura di Sorrentino è stata quella di saper dirigere l'attore. Lui è bravo, oltre ad essere geniale come regista, come scrittore, come sceneggiatore, perché lui così ha cominciato come sceneggiatore, è bravissimo anche a dirigere gli attori, devo dire. A proposito di dirigere, ma tu hai diretto anche una scuola di teatro, di recitazione. Sì. Avere un maestro come te sarebbe un gran bel regalo per fare crescere i giovani attori. Che pensi? Beh, io sinceramente, io ho fatto la prima volta, ho fatto la scuola al Cilea in occasione della mia avventura col teatro Cilea per 5 anni, che mi fui chiamato da Scarano, da Lello Scarano, un grandissimo uomo di spettacolo, un impresario straordinario, una persona per bene, un eccellente signore, e il quale mi propose di dirigere anche, di fare anche una scuola, e io feci questa scuola al Cilea. Sono venuti fuori diversi attori che adesso vediamo in giro, vediamo in teatro, vediamo in cinema, e lì conobbi anche una mia ex
che, con la quale poi ho avuto una storia d'amore abbastanza lunga. Ed è stata un'occasione meravigliosa, devo dire la verità. Dopodiché ho ripetuto la scuola anche al teatro Augusteo, soltanto per un anno, con Carcavale. Compianto Carcavale. Compianto Francesca. No, io, sai perché non dico mai il compianto? Perché per me sono sempre vivi. Giusto. E allora Francesco, certo, Carcavale per me, sì, Alba, la moglie, Alba pure, sono personaggi che io restano ho impressi nel cuore nella memoria, è e vero. Sono sempre convinto che se passo dall'Augusteo li trovo lì. È vero. E facemmo un anno. Poi ho fatto la scuola al Teatro Bracco con Caterina De Santis e ho fatto 2 anni. E poi ho fatto di nuovo un'altra scuola al Teatro Lendi, teatro di Francesco Scarano, e lì ho fatto un biennio e dove c'è una marea di giovani e non giovani che mi vogliono bene, ancora mi vengono a trovare in teatro, sono simpaticamente legati a me. Ma devo dire la verità, l'insegnamento è una cosa che nasce in noi. Difatti, per l'insegnamento, quando hai preso la laurea, poi dopo devi fare qualche cosa per far capire che sei adatto a insegnare. Io, per esempio, ho proprio l'amore per l'insegnamento, e devo dire la verità che mi manca questa scuola, ma vedo mai che dire mai. Ma vedo che nessuno mi fa una proposta del genere. Sarebbe il momento. Perché l'istituzione si potrebbe anche interessare, dice, ma Giacomo Rizzo potrebbe insegnare in una scuola. È il mio sogno, quello di insegnare ancora ai giovani attori la recitazione, come si recita, come si sta in palcoscenico, come si usa la voce, come si usa camminare in palcoscenico. Ci sono grandi attori, amor di Dio, non faccio mai nome, non sanno neanche camminare in palcoscenico. In palcoscenico si cammina come nella vita, però ci sono delle regole per poter essere sempre presente al pubblico, voglio dire. Va bene. Signori miei, questo signore qua ha recitato anche col grande Totò. Sì. Ecco, non tutti sanno che ha recitato con Totò. No, ho fatto una piccolissima cosa. Però il tuo pensiero. Un piccolissimo personaggio. Com'è stata quella magica esperienza col Principe De Curtis? Ma ti devo dire la verità, è stata talmente particolare che mi ha tolto anche la parola. Io avevo 30 anni, fu un anno prima che morisse, che lui venne a Napoli, di Norisi. Girò con Manfredi Operazione San Gennaro. E quindi ho conosciuto Senta Berger, Mario Adorf, grande attore, straordinario attore, attore che recitava in 5 lingue perfettamente. Poi c'era Dante Maggio, c'era i fratelli Maggio, Ugo Fangareggi, ma insomma c'erano tantissimi attori, c'era il barone Benucciardini. Come facevi il barone? Quello quando ci conoscemmo, poi lui fece il mio papà in un film con Franco Franchi e lui mi diceva: senti papà, io questa cosa te la devo dire, ma tu ti ricordi quando abbiamo fatto il film insieme tanto tempo fa? Ecco, me lo ricordo perfettamente. Ma tu capisci che adesso ci siamo incontrati e tu fai mio figlio, ma tu ci credi a questa cosa? Ci credi? La stiamo facendo, come faccio a non crederci? E lui faceva mio padre e lei, mia madre, la faceva Rosita Pisano, una grandissima attrice a livello di Dolores Palumbo, delle grandi che abbiamo avuto. Un'altra bella pagina della tua straordinaria carriera è stata la duplice esperienza nei film di Luca Miniero, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Ah, impreziositi, devo tanto dalla tua straordinaria vis comica. Devo tanto a Benvenuti al Sud, perché nessun film dei 77 che ho fatto mi ha dato mai la popolarità che mi ha dato Benvenuti al Sud. Con Alessandro Siani? No, niente, neanche Amico di Famiglia, dove ero protagonista, dove ho preso premi, eccetera, ma la popolarità, ecco, vedi, adesso la differenza, ecco. Vorrei fare una differenza. Ne parlavamo prima in macchina. Si confonde notorietà
popolarità e fama. La fama è la cosa più bella che un attore può sentire. È un attore famoso perché ha fama di essere uno tra i più bravi. La notorietà è perché sei noto. Esatto. In mezzo agli altri ti notano, sì, perché sei noto. La popolarità può anche venire a uno che non sa fare niente. E oggi, diciamo la verità, sono tutti popolari. Il trionfo del nulla, io non lo chiamo, detto, alle volte. Io non ho detto niente. Oggi sono tutti popolari. Perché? Beh, perché è assurdo, per esempio, che un concorrente che ha fatto l'eredità diventi popolare perché viene chiamato al posto di un attore, di un personaggio che potrebbe avere una visibilità che tanto gli potrebbe servire, invece va a far diventare popolare uno che non c'entra niente né col teatro, né col cinema, né con la televisione. E viva, viva la Rai! Ma mi fa venire in mente una scena di Benvenuto, sì, ma la mandiamo fra poco, però non è quella che... Ma tu questa la mandi, questa sì, che ho mando, detto? No, mando una scena di Benvenuto al Sud. Ah, bene. Però mi ricordo, e questa non ce l'ho in questa scena, una tua soffiata di naso un po' particolare. La vogliamo fare una dedica a questi presentano il nulla? No, ma io ti racconterò com'è nata. La posso raccontare? Come no? Allora, dunque... Claudio Bisio stava provando una scena, sì, dove aveva un momento che doveva parlare o doveva fare questo piccolo monologo da solo, e allora finiva la scena in alto come chiusura. Mi venne l'idea di fargli una pernacchia. Esatto, bravo. Allora lui, che è un grande, perché è un milanese, ma non è vero niente che i milanesi sono diversi dai napoletani o dai veneti o dai siciliani. Ognuno è una cosa a sé. Claudio Bisio, grandissimo attore, grandissima persona, meraviglioso signore, disse: oh, che bella, che bella. Luca disse al regista: facciamola però, facciamo fare una pernacchia a Rizzo. Dico, io ho pensato di farti una pernacchia, perché la pernacchia manca da parecchio tempo in cinema. Esatto. L'ha fatto De Sica, maestro Edoardo. L'ha fatto Totò, l'ha fatto Edoardo, adesso la fa Giacomo Rizzo. Bravo. E feci la pernacchia. La vogliamo fare a questi, questo, al trionfo del nulla, a questi presunti pseudo artisti del nulla. No, feci la pernacchia, piacque a tutti, sì, ebbi un applauso. Come faceva? La pernacchia com'era? La pernacchia era... ma forte, amplificata. Alice Bottolato, Alice Regalato, Fusilla Raù e Fichi Bianchi del Cilento. E allora, spuzzoliamo? Non capisco. Si può assaggiare tutto un po', ma perché di tutto un po'? Mangiamoci tutte e poi. Certo, quando si tratta di mangiare sei sempre il primo. Pigliato, direttore. Direttore, assaggiamo. Andiamo. Oppure un pochettino di sopressale. Ecco, non tanto. Assaggiamo. Vabbè, direttore, dovete assaggiare anche un papà di Goz. Mpepa. Mpe. E la trombetta. Dottor, ma in mezzo tutto, direttore. Vi abbiamo confuso. Dottor, sapete come si dice quando uno sta proprio confuso? Assai. Quello quando prende fischi per fiasche. O cazzo, ma banca l'acqua. Il pene per il chiosco delle bibite. Comunque non è difficile parlare come noi. Basta togliere l'ultima lettera di una parola e il gioco è fatto. Per esempio telecomando diventa telecomando. Bicchiere diventa un bicchiere. Beh, se è così è facilissimo. Sono capace anch'io. Il piatto diventa un piatto. La forchetta diventa la forchette. Il coltello, coltello. L'uomo. E tu? C'è da accise, però. Un caffè da chi resterà con noi? Un caffè da chi resterà con noi? Se ti dico Napoli, qual è il primo aggettivo che ti viene in mente? Ma no, di aggettivi di Napoli ce ne sono tanti, ma non perché io sia napoletano. Io Napoli la guardo da turista, non la guardo da napoletano. E come dicono gli altri, Napoli per me è una grande città. Se ci sono delle cose che non vanno è perché alcuni napoletani non sono degni di essere napoletani.
So che stai girando una fiction, ne vogliamo parlare? Ah sì, io ti dico tre cose che devo fare. Sto girando Vincenzo Malinconico, avvocato, per Rai 1, la regia di Alessandro Angelini, e il protagonista è uno dei più bravi e straordinari attori italiani, nato a Napoli, che è Massimiliano Gallo, figlio del già famoso Nunzio Gallo. E Massimiliano, che viene da una famiglia di artisti, anche il fratello Gianfranco è un attore stimatissimo, e Massimiliano è il protagonista di questa fiction. A breve Giacomo scriverà un libro, anzi l'ha già scritto, però tra poco c'è in cantiere questa idea. Ho scritto un libro che doveva fare tutto quello che doveva fare l'anno scorso nel 2020, poi c'è stato il Covid, il virus, e ha preso il virus anche il mio libro, perché non è partito, si è ammalato, l'ho messo a letto. Adesso voglio riproporre questo libro e mi auguro di sì. Voglio di dire anche un'altra cosa. Io farò un film molto divertente che si chiama In fila per due ad agosto, e lo girerà Bruno De Paola, che è uno dei registi famosi di Un posto al sole, e sarà una storia molto 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 bella, molto 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 simpatica e divertente. Poi c'è un film che dovrei fare. Mm-hmm. Ahimè, è uscito il film The Father con Hopkins, che ha vinto l'Oscar. Il mio è una storia di un ammalato di Alzheimer, ma non è sulla malattia che è il film. Il film è sul personaggio di ciò che avrebbe voluto essere e non è, e si accorge man mano di non aver fatto quello che avrebbe voluto fare. È una storia fatta da un regista giovane che si chiama Roberto Gasparro, e che dovrei girare, speriamo che troviamo i produttori che si appassionano a questa storia meravigliosa, che si chiamerà Il mio nome. Il passato, il presente e il futuro di Giacomo Rizzo, in pochi minuti. Però io ti devo fare la classica domanda che... Io devo tornare a teatro però. Assolutamente, la domanda... Ah sì, teatro, certo, assolutamente, anche questo, anche appena riapriranno, senz'altro. Sì. La domanda che conclude il format, ma che cos'è il caffè per un napoletano, un grande figlio di Napoli come Giacomo Rizzo? Posso essere sincero? Assolutamente sì. Se è caffè di casa, sì. Tanto. Caffè di bar, no. Che è pure la prima volta che mi danno una risposta del genere. Caffè ne avrò di fatto bar, centinaia. No. Caffè di casa, sì. Non amo il caffè con le cialde, lo detesto con tutte le mie forze, perché non è caffè, è un'altra cosa, è una ciofeca. A me il caffè mi piace con la moca, perché mi piace il rito, mi piace la preparazione, mi piace il sedersi con gli amici. Non un rito in questo senso. Con un amico come te, che voglio bene tanto. Grazie, altrettanto. Non un rito nel senso di... No, un rito, no, rito attenzione. Un rito. No, perché si rito da rituale. Rito da rituale. Ecco. Il rituale, rituale. Sedersi e prendere il caffè. Al bar, il caffè di bar non mi piace perché ci brucia molto. Però quello che ci hanno offerto qua, da scapricciatino, no, quello buono. Che mi hanno offerto qua era buonissimo perché era un decaffeinato. Decaffeinato. Devo quindi. Dire la verità, il proprietario di questo scapricciatiello, in maniera scapricciata, si è presentato qua e mi ha detto che non aveva il decaffeinato. Poi si è presentato qua con un decaffeinato. Dico, ha fatto una magia? No, addirittura... è andato a prenderlo in un bar e me l'ha portato. Io voglio ringraziarlo tantissimo. Poi ti faccio arrivare a un caffè, ad arrivare per forza. Sì, ti va pure dei caffeinati, e al momento dovrebbe arrivare il giovane del bar. Ecco il caffè bello caldo caldo. E questo è il giovane del bar. Così dicono. E il proprietario quanti anni tiene? 200 anni? Oh, signor Rizzo, che piacere vedervi. Io vi seguo sempre da anni. Ma gli devo dare dei soldi? No, ti segue nel senso, ma va da isso. Ah, io pensavo che avessi mi porti che avessi un debito. Ecco qua. Ecco qua. In che senso lo segui da anni? Oh, che piacere. Ho visto tutti i suoi film. Per me lei è un amico di famiglia.
No, che si è preoccupante, no? Si è rifatto al titolo. No, ma è preoccupante. In che senso? Ma per caso ti chiamasse Geremia tu? No, non sono Geremia, sono Gennaro. Io l'ho visto il film con Geremia, ma quello era un usuraio. Io sono una persona onesta, un uomo di sani principi. Grazie, un ottimo caffè, sinceramente era veramente grazie. Buono, un secondo che ci Dottor, sono 20 euro, 5 per il bar e 15 per me. A faccia l'onestà, a meglio Geremia. A faccia Giorgio, in 2 caffè, 20 euro. 20 euro. E chi sei la persona? Mi raccomando, si mantenga così giovane, perché sennò non può fare il giovane del bar. Ma è un giovane caro però, molto caro. 20 euro, lui caffè. Due caffè, 20 euro. Però vabbè, 15 per lui 15 e 5 per, lui. Per i caffè. E poi parla male di Geremia. Chi sta peggio di Geremia? Chi per qualcosa? Chi sta piglia su? Se non è, chi se non è un solare, ma è un accattone. Capriccia di la via vattene a ca, si non vuoi in galera rinda stu dall'accia dica non è cosa quella non è per te quella è un'ampesa che ben a te che è bella e qui è una rosa si poteva che chiagnerà una scusa lasciala sienta a me che non è cosa tu va bionda si troppo onesta quella è nata per l'uomo allontana da sta maestra che da pierda figlie mamma non vede che t'arrabassa da ciancia con cento mosse tu fa credere e poi te lassa da fa perdere la libertà. Mattina mamma tinta chiesa, prega per te a Madonna in un riposo, che a tuo cordiello non fosse mai uno.